Allora, ho due piatti collegi docenti, che sono proprio quelli che veloci, veloci, velocissimi, però adesso potrebbe essere il periodo favorevole, ma posso comprarmi una cosa al mercato, oppure nel negozio, oppure dai cinesi. Salve a tutti e bentrovati al secondo episodio della rubrica Al Parco i Prof della Gazzetta Liceale. Oggi siamo in compagnia della professoressa Rita Vivoli, Ciao a tutti. professoressa del nostro liceo che insegna lingua e letteratura inglese. Innanzitutto, lei è più tipo da caffè o da tè? Io caffè 2000%. Non sono una brava professoressa di inglese in questo, perché il tè, devo dire, non mi è mai piaciuto un granché. Ci è sfuggita questa informazione. Lei da quanto tempo insegna nel liceo? In questo liceo sono arrivata nel 2009-2010. Quindi questo è il mio 14° anno, un bel Va po', benissimo. ormai sono una veterana del liceo. Rimanendo un po' in tema di attualità, sappiamo che è appena tornata dalla settimana di Erasmus in Germania, precisamente ad Amburgo. Com'è andata? Sono comportati bene questi ragazzi? Allora, i ragazzi si sono comportati bene, qua abbiamo anche un testimone oculare, quindi lui può dire. Diciamo che ci potevano essere anche risultati migliori per qualche aspetto, però è la prima volta che facciamo uno scambio bilaterale, perché eravamo soltanto noi alla scuola di Amburgo, sono nostri vecchi amici da sempre, ormai da 2012 credo, per cui ci conosciamo molto bene, però eravamo abituati a scambi multilaterali, quindi avevamo altre scuole, nel tempo abbiamo avuto una scuola bulgara, una scuola francese, due diverse scuole spagnole, una scuola danese, una scuola finlandese. Adesso un po' alla volta siamo rimasti soli, ma alla ricerca di nuovi partner. Lei si è divertita questa settimana? Sì, ho camminato da morire, mi sono stancata da morire, però per la prima volta nelle mie 6-7 volte ad Amburgo sono riuscita ad andare a un concerto alla Elbphilharmonie, che non è una cosa proprio semplice, però la nostra collega tedesca per il suo compleanno ci ha offerto questo biglietto e sono andata volentierissima. Bellissima cosa. Molto bello, Bello. veramente molto bello, sì. Diciamo, lei come si sente ad essere la responsabile di un progetto molto importante per i ragazzi? Noi l'abbiamo vissuto, noi tre l'abbiamo vissuto, è stata un'esperienza magnifica. Come si ci sente ad essere responsabile delle emozioni che i ragazzi provano, tutto il lavoro che c'è dietro? Parlaci un po' di questo. Allora, prima di tutto ci si sente entusiasti perché sapere che i ragazzi sono contenti è vincere il primo premio, no? Perché poi tutto il resto può venire dopo, è una soddisfazione, non è solo un fatto che sta nel tuo curriculum vitae, è una cosa che fai fondamentalmente per gli studenti, quindi il fatto che gli studenti siano contenti per me va benissimo. E poi è bello sapere che, insomma, io ho cominciato un po' per caso, perché il progetto Erasmus prima si chiamava Comenius e ce l'aveva, diciamo, la professoressa Zorzi, se ne occupava lei. Poi a un certo punto, per le sue ragioni, si è stancata e il professor Alviti ha chiesto a me di prenderlo in carico. E io ho cominciato molto timorosa, molto paurosa, perché non l'avevo fatto mai e avvertivo questa responsabilità. Però un po' alla volta ho preso confidenza, ma forse posso dire che sono mediamente brava. Sono riuscita a far accreditare la scuola, che non è una cosa semplice, e adesso sto cercando altri contatti perché vorremmo provare e a fare una mobilità a lungo termine in Francia, che non è stata mai fatta, e continuare quella con La Palma, che è adesso in corso. Poi vorremmo fare degli altri scambi, in particolare con una scuola dell'isola di Naxos in Grecia, con cui vorremmo occuparci di come l'intelligenza artificiale possa essere utile nella salvaguardia del patrimonio artistico-culturale. Magari sto pensando a come poter utilizzare il nostro nuovo laboratorio del metaverso, che ancora, vabbè, è, diciamo, appena fatto, appena messo su. Io non sono molto brava con la tecnologia, però i ragazzi sanno fare tutto, quindi magari lo potremmo utilizzare per queste cose. Sicuramente è un grande impegno. Sì, è un impegno che non ti lascia tranquillo mai. Io tutte le ore
ricevo messaggi, perché adesso in questo mondo così social, a parte le email ufficiali che tu puoi scrivere, quindi ricevere risposte, è molto più facile trovare un contatto su una di queste piattaforme che non per le vie ufficiali, quindi aderendo alle piattaforme ufficiali dell'Erasmus. E quindi tu hai continuamente qualcuno che ti scrive qualcosa, poi magari su 100 messaggi 98 sono per cose che non ti interessano, però per quei due devi stare sempre attenta, devi carpire quello che può esserti utile, sempre in modo quindi attivo, sempre, sì, sempre attivi. Assolutamente attivi sempre, anche adesso durante il periodo dell'infortunio io magari non ho fatto molto, ho corretto un paio di pacchi di compiti, però con la piattaforma e con i colleghi Erasmus sono stata a contatto ogni giorno, ho lavorato ogni giorno. Allora, gira voce che lei... Adesso andiamo sul gossip. Ogni tanto è capitato qualche volta che ha portato un dolce ai ragazzi. Ah sì, il famoso salame cioccolato. Ecco, che manca da un po', vero? È un rimprovero? Sì. A me non è mai arrivato. Ai. Cioè, è un rimprovero, hai ragione. Però adesso potrebbe essere il periodo favorevole, okay. Perché di solito succede quando a Pasqua. Mm. Perché le uova di Pasqua arrivano a casa, non mangiamo le uova di Pasqua e col cioccolato ci facciamo i salami. Quindi non prometto 100%, però qualche sorpresina potrebbe esserci. Ma lei è una persona che dà le ricette? Sì, condivido tutto. Ok, ce la può dare? Sì, come no, sicuramente. Okay. Però è a occhio, eh? La mia è a occhio. Okay. Sì, la mia è a occhio, nel senso che poi a seconda dei destinatari ci sono modalità diverse. Ci sta il celiaco, quindi lo faccio con il riso soffiato, c'è quello a cui non piace il burro, per cui ci metto un'altra cosa, insomma è così. Però normalmente un po' di biscotti frollini, un po' di fette biscottate, un po' di cacao amaro in polvere, un po' di cioccolato fuso, pochissimo zucchero e un albume di uova montato a neve. Semplice. Semplice. Molto semplice. Federico, appunto, mi ha confermato che questo salame è strepitoso. Ah, lui l'ha provato? Io. Ah, è uno dei pochi, evidentemente è uno dei pochi. Però diciamo che la regola è questa, siccome negli anni magari l'abbiamo fatto, poi negli anni della pandemia non c'è stato, va bene. Però la regola è questa, che si comincia sempre dalle classi quinte, perché le classi prime hanno più opportunità nel tempo, capito? Mm-hmm. Quindi se farò il salame di cioccolato, la tua classe ce l'avrà sicuro. Ok, perfetto. Questo va bene. Quindi diciamo, è una passione per la cucina la sua, mi ha anche parlato dei finifini. Sì, ma i finifini non li faccio io, li mangio. Ok. Sono una grande mangiatrice di finifini, ma non li so fare. Faccio altre cose che mi piacciono e soprattutto mi sto specializzando in cucina veloce, perché torni a casa, il tempo è poco, quindi bisogna tendere al massimo risultato col minimo sforzo. Diciamo, il piatto veloce che gli piace di più qual è? Allora, ho due piatti collegi docenti che sono proprio quelli che veloci, velocissimi. Uno è uova sode con i peperoni, fatti in padella con olio, un po' di zucchero, un po' di aceto, pane grattato. Sì, quelli buonissimi. Ecco, quelli sono veloci, quindi insomma diciamo col quarto d'ora li fai. E l'altro, che è ancora più veloce perché è tutto pronto, è salmone affumicato con la mozzarella di bufala. Devo solo tostare il pane e mettercelo sopra. Questi sono proprio collegio docenti, torni a casa, mangi questo, torni subito a scuola. Però se proprio devo dire una cosa che mi piace fare, mi piace fare le lasagne con la zucca, le lasagne con la verza, richiedono un po' più di tempo, ma alla fine proprio non così tanto. Quindi vengono bene. Lei ha anche la passione per la moda, possiamo dire? Nel senso che? Lei si diletta. Noi vediamo che ha un determinato stile, no? Anche in classe commentiamo spesso le borse, le scarpe. Vabbè, questo solo in quinta B succede. In quinta B si commentano le scarpe, le borse. La passione della moda nel senso che... Sempre insomma, stile, che prof. Lei colori. Sempre curata, sempre... Si diletta. Comunque, se è una debolezza questa, in qualche modo sì. Diciamo che ho carsissima capacità di resistere all'acquisto delle borse. E questa è una cosa che è così, sai, gli esercizi che devi fare la vedi e dici no,
non la compro, poi la rivedi e dici no, non la compro. Se la terza volta riesci a dire non la compro, è andata bene. Di solito la terza volta è quella fatale, te la compri. va così, e vabbè, pazienza. Però non sono una di quelle che spende molto gli abiti, perché diciamo compro, non mi interessano le marche, quindi magari sono più attratta da un colore o da un modello, ma posso comprarmi una cosa al mercato oppure nel negozio oppure dai cinesi oppure nella boutique, però cioè, non sono di quelle che dicono o Louis Vuitton o niente, non faccio parte di questa categoria. Quindi lei ha confermato che sono 14 anni che insegna, sì, nel liceo. Il mio 14esimo anno. E qual è il ricordo più bello che ha del nostro liceo? Il più bello? No, questo non so rispondere. Ho decine e decine di ricordi bellissimi, non sono capace di scegliere uno. Un aneddoto che magari vuole... Il più brutto, ti posso dire il più brutto, veramente brutto, che è stato quando il primo anno che ero al liceo, che siamo tornati da Londra entusiasti, perché era la prima volta che facevamo lo stage in Inghilterra, e al ritorno dopo qualche giorno morì il professor Cipriani. Quello sicuramente è il mio ricordo più brutto del liceo, ma di belli ce n'ho talmente tanti che... Non sono capace, capace, mi beccate impreparata, avessi dovuto dirmelo prima, ci avrei pensato. sono tanti ricordi belli, pochi brutti. È uno sicuramente bello, la notizia della guarigione di un'ex alunna che aveva una malattia seria, un'altra alunna che è diventata mamma di due bambini, quindi averla vista felice con questi due bambini è stato un momento molto bello per me, anche perché mi era dispiaciuto molto che avesse lasciato la scuola, non avesse voluto proseguire con l'università, però poi l'ho vista molto realizzata in questo ruolo di mamma, quindi comunque sono stata felice di vederla così. Lei è una persona molto altruista, sempre a pensare agli altri. No. No, non è vero. No, non si può essere completamente altruisti. Oddio, pensare agli altri è un po' inevitabile. Se fai l'insegnante, sei un pochettino madre, insomma così. È naturale. Pensare agli altri è normale, però no, penso anche molto a me. Anche perché è un dovere pensare a se stessi. Se non pensi un po' a te e se non cerchi di volerti bene, le cose ti riescono male. Quindi un po' di sano egoismo va praticato. Ok. Ricordatevelo. Quindi... Non sempre gli altri, solo gli altri. Va bene, allora, noi la ringraziamo moltissimo per essere stata in compagnia oggi. Mi prendo il caffè, naturalmente, che ancora non ho preso, l'ho fatto freddare. E... Vi ringrazio di aver seguito questo video e vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, La Gazzetta Liceale, e di seguirvi sui social, Instagram. E è tutto. Grazie mille. Grazie a te.